Ciao a tutti ragazzi, sono mancate per un po' di tempo ma sono tornate. Spacchettiamo di nuovo le carte Pokémon come avete visto dalla copertina e dal titolo. Abbiamo ancora 4 pacchetti di fragore ribelle. Vi ricordo di iscrivervi perché a 5.000 iscritti ci sarà tutta la videocollezione di tutti i fumetti miei, di mia moglie, di mia zia, di mio cugino, del cane, dei vicini. Insomma, avete capito. E quindi, niente, se vi interessa iscrivetevi. E poi iscrivetevi perché è un canale fighissimo, ragazzi. Tante cose in arrivo, una valanga di interviste, una valanga di chiacchierate con disegnatori, con autori, editori. Veramente una serie che mi sta prendendo tantissimo. E poi ho comprato Black Series, insomma arriveranno come al solito, insomma. E in più oggi abbiamo un mega recupero, un recupero di carte Pokémon vecchie, grazie ad Aurora e Francesca. Loro sanno chi sono, io le ringrazio per aver ceduto una parte della loro infanzia a me. E quindi io le custodirò con amore. E me le accarezzerò tutti i giorni. Ok ragazzi, allora come al solito stendiamo il tappetino. Prendiamo il tappetino, andiamo a aprire questi pacchetti e vediamo che cosa ci troviamo dentro. Mamma mia ragazzi, quanto mi è mancato spacchettare le carte Pokémon, ma tra interviste. Tra l'altro ragazzi, vi volevo dire che voi non immaginate che dietro a ogni intervista che esce ci sono settimane, mesi di lavoro, di contatti, di eccetera eccetera. Quindi insomma è un lavoro importante, ma mi piace veramente tanto la serie e vedo che piace anche a voi. Sta riscontrando un ottimo successo e lasciatemelo dire, insomma è una serie unica su YouTube Italia. Eccoli qua, 4 pacchetti, 4 artwork diversi, no, 3 artwork su 4. Ma bando alle ciance, ciancia alle bande, bandiamo le ciance perché le ciance non le possiamo più bandire, visto che le bande non suonano più con i cianci. E quindi avete capito, no? Sì, le carte Pokémon, deve essere questo odore di colla che mi ha dato la testa. Come le sto aprendo queste carte? Come le stai aprendo queste carte? Eccole qua queste carte. Allora, intanto vi faccio vedere il codice. Eccolo qua. Dopodiché abbiamo 1, 2, 3, 4 e tricchiamo. Tricchiamo? Tricchiamo ragazzi, vai, vai, come ai vecchi tempi, vai, energia. Chatot, insomma lui. Dracloak. Bello Dracloak, miniera di Galar, Growlithe, Rolicoli, Meditite, Grubbin, bello l'artwork di Grubbin, bello. Dopodiché abbiamo Electabuzz e poi abbiamo Dracloak, attenzione l'ultima è nera. Attenzione, l'ultima è nera. Carta nera. Dopo la reverse di Dracloak abbiamo Dragapult V. Bella, beh, esordiamo alla grande. Dopo un po' che non avevamo preso carte Pokémon, abbiamo esordito alla grande. Guardate questa. E tra l'altro credo sia full art. Ho riperso un attimo la mano perché prima facevo un botto di spacchettamenti, adesso è un po' che lo rifaccio, ma dovrebbe essere full art perché l'art esce fuori dai bordi, quindi giusto? Giusto? Confortatemi, però è bellissima Dragapult V, bella, cominciamo alla grande, già questa apertura ne è valsa la pena perché già abbiamo trovato una V e quindi ci possiamo ritenere soddisfatti. Vi faccio vedere il codice come sempre, eccolo qua. Poi 1, 2, 3, 4, passiamo sotto e andiamo a vedere. Energia, cura totale, Doublade, bello l'artwork, c'hanno veramente un bell'artwork queste carte. L'ombre, l'ombre, Drippy o Drippy, Farfetch'd di Galar, On Age, bello, Timpole, questo ho trovato l'altro giorno in Pokémon Go. Wullaby. Poi abbiamo la reverse di Skuntank. No, vabbè, ragazzi, un'altra nera. Ma che spacchettamento è questo? Ragazzi.
Vediamo che cosa c'è qui, vediamo che cosa c'è qui. Toxitricity TV, attenzione ragazzi, un'altra V ragazzi, ma questo è uno spacchettamento fortunato ragazzi, non lo facevamo da un po', ma come siamo tornati ragazzi, due pacchetti, due V, ma guardate questa che bella. Che poi Toxicity V non è quello che c'è un set proprio con Toxicity V per trovarlo con la carta gigante, non lo so, ma spettacolo ragazzi, due pacchetti, due V, abbiamo esordito alla grande. Possiamo dire che tutto quello che troviamo da adesso in poi negli ultimi due pacchetti ci va bene così a prescindere ragazzi, ci va bene così a prescindere, non siamo ingordi, questo è il codice per voi. E poi abbiamo 1, 2, 3, 4, eccoci qua, di nuovo energia duplice, Heliolisk, bella questa Heliolisk, poi abbiamo Dublade, questa l'abbiamo appena trovata, Pidove, non lo so, da qualche parte, Helioptil, Voltorb, perché mi dice, scappa sempre una R di più, Sandygast, Vulpix, oh che poverino che si lecca la zampina, Vulpix. Poi abbiamo la reverse di Natu. E poi, beh ragazzi, non è che potevamo trovare un'altra speciale sotto. E poi abbiamo, ah bellina questa però, bellina, Weezing di Galar. La, ragazzi vedete che è troppo che non spacchetto, non mi viene. Vabbè, avete capito, bellissima. Non mi viene, invece della reverse, quella è la... non mi viene, la foil, la... Sì, non mi viene, vabbè. E, insomma, avete capito? E dopodiché andiamo a darvi il codice, come sempre. Tan 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 tan. E poi, 1, 2, 3, 4, eccole qua. E abbiamo energia, cortile di allenamento, Lampent, Medicam, Sheeter, bello Sheeter, Bullaby o Bullaby, dipende da Drippy, poi abbiamo Magmar, bello questo Magmar, poi abbiamo Yamask, poi abbiamo la reverse di Vikavolt, bella questa reverse di Vikavolt, e no vabbè ragazzi io vado via, basta me ne vado. Ragazzi, un'altra nera, 4 pacchetti, 3 nere, 3 speciali sotto, pronti? Speriamo non sia una doppia, speriamo, ecco me la so tirata, ho detto speriamo che non sia una doppia, me la so tirata. Milotic V, ma che spettacolo ragazzi, andiamo a ripassare le 3 V di questo spacchettamento ragazzi, ma che cosa è oggi, ragazzi? Che cosa, ho dato pure una botta alla telecamera. Ma che spettacolo, 4 pacchetti, 3 V. Ma tieni, siamo tornati alla grande. Ok, andiamo a sistemarle nell'album. Ah no, aspettate ragazzi, aspettate, fermi tutti. Andiamo a vedere che cosa ci hanno regalato Francesca e Aurora. Non mi veniva, c'ho avuto un lapsus. Francesca e Aurora, che cosa ci hanno regalato Francesca e Aurora? Le andiamo a vedere al volo, tra l'altro abbiamo rimediato anche dei fermagli per capelli, mia moglie sarà contenta. Allora, vediamo che cosa abbiamo trovato. Questa, vabbè, tutta una serie di carte energia, ok, questa è plastificata non so perché. Dopodiché ci hanno dato questa, e adesso dovrò andare a vedere da che serie sono tutte queste carte. Belline, solo che devo andare a vedere da che serie sono, perché sono tutte serie diverse, quindi dovrò poi unirle, bella questa, belle, dovrò unirle a tutte le serie che già c'ho, insomma, quindi anche questo sarà lavoraccio, ci avrò almeno 3, 4, 500 carte che devo unire alle serie che già ho. Questo gli diamo una scorsa veloce perché sono una valanga. Magari se allontano la camera non avete visto niente, ok, aspettate, queste sono al contrario, ok, giriamo il mazzo, lo so, quelle di prima ragazzi magari non le avete viste bene perché non mi ero accorto che la camera era ancora in zoom,
belle, belle, solo che sono di tantissime serie diverse, quindi dovrò dividerle per serie, unirle a quelle che ho delle serie vecchie e andare a vedere quelle che mi mancano. Ragazzi, dovrei passare veramente ore e ore e ore a sistemare tutte le carte, le centinaia di carte Pokémon di varie serie che ho, per capire a che punto sono con le varie serie. Però ragazzi, abbiamo rimediato veramente tante tante carte, alcune sono veramente molto belle e ci mancheranno sicuramente, insomma, quindi andremo a integrare le nostre serie precedenti. Belle davvero, grazie Aurora e Francesca per esservi private dei vostri tesori di infanzia, ma li avete dati sicuramente, li avete messi in ottime mani, in ottime mani li avete messi. Che bella questa, oddio che bella questa, bello questo Joltik, bella questa, alcune mi sembrano anche molto molto vecchie, belle, belle, belle davvero, grazie, grazie ancora, belle davvero. Guardate quante, ragazzi, queste andranno tutte belle belle divise e sistemate, e sistemate. Adesso le mettiamo qua, le mettiamo qua, perché poi dovremmo sistemarle. Vediamo se con uno di quei laccetti riusciamo a reggerle. Sì, ok. E adesso andiamo a sistemare quelle che abbiamo spacchettato oggi nell'album. Allora ragazzi, più in alto di così non posso andare. Abbiamo trovato un po' che ci mancano, quelle tre bellissime, ma anche una valanga di doppioni. Allora, intanto 1, 2, 3 e 4 possiamo mettere la... possiamo tentare di mettere la 4 e poi la 8. Eccola qua. Dopodiché andiamo a mettere la 29, 27, 28, 29. Eccola qua, aspettate che si è tutta sciagognata la cosa. Ma questa perché è così grossa? Ah, perché si è sfondata, fermi tutti. Si è sfondata. Ah no, no, era sull'uscita, ragazzi, era sull'uscita, fermi tutti. Eccolo qua, la 29. Dopodiché passiamo, intanto ci dobbiamo ricordare a che numeri sono queste speciali, che sono la 70, 92, 43, ok, quindi 36. Quindi abbiamo la 44, 41, 42, 43, 44, ma a 43 ci va questo splendore. Eccola qui. Dopodiché nelle gialle abbiamo 56, eccola qua. Questa va qui. Eccola qua. Poi abbiamo 60, 63, questa è 64, quindi la 63 va lì. Sentirete la voce che cambia un pochino, ma perché io mi sposto intorno al telefono. La 65 la mettiamo qui. La 70, 68, 69, 70, questa bellissimo, lo mettiamo qua. Voilà. Dopodiché nelle viola abbiamo la 81, 77, 78, 79, 80, 81 e la 90, quindi è 84, 88, 89 e 90. Eccola qui, ma 91 e 92, altro splendore ragazzi, altra V. Dopodiché di queste marroni non ne abbiamo trovate, erano tutti doppioni. Queste nere abbiamo 113 e 119, quindi abbiamo 113 qui, 116, 17, 18, 19, eccola qua. Poi abbiamo 134, 31, 32, 33 e 34. Madonna, è faticaccia a mettere queste cose. 143 va qua, eccola qua. 159, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, eccola qua, 60, eccola qua, e l'ultima, la 74, eccola qua. Mi sono spaccato la schiena, ma abbiamo sistemato tutte, c'è pure il fiatone, tutte le carte di oggi. Ok ragazzi, ma si è faticata, però ne è valsa la pena. 3 V abbiamo trovato, spettacolari, e su 4 pacchetti ci si può stare. Tra l'altro non mi ero nemmeno accorto, c'avevo la maglietta da allenatore di Pokémon messa a caso per fare il video, ho preso la maglietta che la prima che mi capitava, e invece eccolo là, la maglietta azzeccata. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi siate divertiti quanto mi sono divertito io. Torneremo un po' più spesso ad aprire carte Pokémon, perché io mi diverto da morire, ma ragazzi, i giorni della settimana e le ore del giorno sono quelli, quindi è una tragedia. Condividete, mettete mi piace, iscrivetevi, fate tutto ciò che il vostro cuore desidera, ma soprattutto ricordate sempre che io sono Manuel, questo è 8bit e siete sul canale più nerd di YouTube.